Quante volte ci è capitato di vedere un letto di fine 800 e di pensare di non riuscire a distenderci completamente? I radicali cambiamenti socio-economici dell'ultimo secolo hanno influito soprattutto nei paesi occidentali sullo sviluppo fisico dell'essere umano. Negli ultimi 100 anni, infatti, l'uomo bianco si è alzato di circa 10 cm e il suo peso è aumentato di circa 10 kg. In media gli uomini più alti si trovano in Nord Europa. In Olanda gli uomini sono alti 1,81 m e 170 le donne. In Islanda gli uomini sono sempre 1,81 m e le donne 1,67 m. 180 cm di media per gli svedesi maschi, 167 per le femmine, mentre i norvegesi arrivano solo a 1,79 m. Spostandosi verso sud diminuisce la statura media. Se i tedeschi maschi misurano 1,78 cm e 165 le donne, in Francia si scende a 173 cm per gli uomini e 161 per le donne, media molto simile a quella spagnola. In Italia, dove l'uomo è alto mediamente 1,75 m e la donna 1,62 m, si registra una differenza di 3 cm fra nord e sud in entrambi i sessi. Fra i più bassi al mondo troviamo i brasiliani, 1,68 m gli uomini e 1,60 m le donne. I giapponesi con 1,66 m per gli uomini e 1,53 m per le donne. I cinesi con 1,64 m per gli uomini e 1,54 m per le donne. Per finire con i piccoli filippini, 1,63 m gli uomini e 1,51 m le donne. Ma se l'aumento della statura ha subito un forte rallentamento negli ultimi 10 anni, il peso continua a crescere, tanto che si parla sempre più spesso di epidemia dell'obesità. Oggi circa il 14% della popolazione mondiale è considerata obesa. Negli Stati Uniti, dove il peso medio è cresciuto del 7% negli ultimi 10 anni, il 30,6% della popolazione è obesa. A seguire il Messico con 24,2% di obesi, il 23% nel Regno Unito e il 21,7% degli australiani. L'Italia si classifica al 25esimo posto, con 8,5% di obesi. In Cina, in seguito al boom economico, le persone con problemi di peso negli ultimi 10 anni sono passate dal 13 al 27% della popolazione. Discorso a parte si può fare per l'Africa. Se non si registrano dati statistici riguardo all'obesità, oltre il 30% della popolazione ha problemi di crescita causati dalla scarsa alimentazione. In Africa però si registrano i record opposti per quanto riguarda la statura. 210 cm medi dei Tutsi, o Watusi del Ruanda, e 1,50 m dei Pigmei del Camerun. La culla dell'umanità ha ancora il suo tesoro genetico intatto. Per quanto ancora?